Rilassatevi. Hola, tutto bien? Ultimo video dell'anno. Auguri a tutti, ai vostri cari, alle vostre famiglie e grazie, grazie, veramente grazie per quello che state facendo per questo canale, perché lo stiamo facendo crescere pian piano, sono soddisfatto davvero. Grazie per i vostri ascolti, per i vostri suggerimenti, per i commenti. Qualcuno mi ha anche telefonato per chiedermi dei consigli che ho dato gratuitamente, ovviamente. Saluto tutti quanti, davvero. Video di fine anno, l'ho intitolato L'anno che verrà, perché è una versione un po', mi sono lambiccato un po' il cervello, ma alla fine penso di esserne venuto fuori. Ho venuto a capo, perché non era facile prendere l'anno che verrà con un tempo amico ti scrivo e cambiare tutta la metrica, ma cambiare anche l'intenzione, come cantarlo eccetera, perché ci ho appoggiato anche una traccia di voce, sebbene la mia voce per queste cose qua non è adatta. E lancio come al solito la challenge, la sfida, se vogliamo farla insieme questa produzione, avete qualcuno che vuole cantarla, se conoscete qualcuno, vogliamo produrla insieme, non ci sono problemi. Anche perché arrivo in un punto, adesso ve lo faccio ascoltare, dove c'è la parte rappata, che io prevedo a livello di testo di continuare a parlare appunto questo bell'intento che c'è all'interno del testo della canzone di Dalla. E quindi ti scrivo, perciò ti scrivo per farci gli auguri, perché vada e vada come vogliamo che vada il prossimo anno, insomma questo è il sunto. Ma bando alle ciance, vi faccio ascoltare quello che ho fatto fin qua, ripeto, per hip hop parla, passatemi il termine, quindi per renderla un po' più hip hop, il groove che mi è venuto in mente è stato proprio quello di Cassa e Clap, che fanno tun. Tum, tchan, tum, tchac, tchac, tum, caro amico, ok? Tonalità, l'ho fatta in sol, poi guardiamo anche le armonie, interessantissime le armonie, ci sono delle alterazioni, adesso le andiamo a vedere, ad analizzare. Va bene, buon ascolto, vai! Ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Tutta anticipata, la voce, sempre anticipata. Da quando sei partito, c'è una grossa novità. Sai, l'anno vecchio è finito ormai, ma c'è qualcosa. Qui c'è la parte rappata che perciò ti scrivo perché quest'anno che è passato rimanga lì eccetera eccetera, e il prossimo che vada come vogliamo che noi, che vada, ok? È una roba del genere, insomma, quella che ho in mente, adesso l'ho buttata così maccheronicamente. Allora, cominciamo ad analizzare la parte ritmica, quindi Cassa, la cassa viene dal solito ultra beat, fa questo disegno qua, ve l'ho già accennato. Ok, dialoga con sulla cassa c'è un equalizzatore, un compressore appena appena, dialoga con questi clap. Okay? Quindi, come possiamo vedere, il movimento è un pa pa un
pa, ok? Un, du, tre, pa, un, pa, pa, un, ta, battere. E ovviamente ci ho messo anche il rullante sul 2 e sul 3 in maniera tale che okay? E sono sempre molto intersecantesi, quindi non si disturbano uno con l'altro. Hi-hat o CH che vogliate chiamarli, sono due. Uno viene dalla però non hanno lo stesso disegno, da un classic UK pop di Ultrabeat. L'altro viene sempre da Ultrabeat, ma da un affare che si chiama Funk Boogie Kit. Funk Boogie! Va bene, e insieme fanno questo ragionamento. Il primo fa così. Quindi ottavi, dritto. L'altro invece fa così. Anche lui in ottavi, insieme si sommano, fanno questo discorso. Mentre questo continua, questo fa sta specie di roll. Gli hi-hat, scusate, insieme si compensano e fanno questo discorso. Qui c'è questa piccola roll. Va bene? Il tutto suona in questo modo. Qui ho un drummer di Logic che abbiamo messo solo perché ci dia il lancetto. Lancio che è così. Aspetta, perché se non lo sposti non capisci niente. Ok? Quindi proprio esattamente questo robo qua. Va bene? Poi vediamo allora cassa e basso cos'è che fanno insieme. Basso che viene da un SP di Logic, dove ho tirato un po' su l'attacco in modo che non sia troppo violento, proprio perché poi gli ho dato anche un po' di onda quadra per dare più il legnoso, no? E un po' di tolto via la release perché lo fa troppo 808, perché con la release viene così, però si va ad accavallare un casino, quindi un po' più smorzato. Quindi fondamentalmente tutta l'ossatura ritmica è questa qua. Bene, i clap, se non vado errato, sì, vengono dalla drum machine e gli ho aumentato un pochino il pitch. I clap sono questi, eccolo là, dove sta? Pitch, eccolo qua, perché originale è così, ma non mi piaceva, per cui gli abbiamo dato un fa. Anche un mi, va bene un mi, va bene? Dopodiché abbiamo un piano elettrico preso da Omnisphere che ha in sé anche un battimento, un eco, e che facciamo, vi faccio ascoltare, funge anche da elemento ritmico perché praticamente fa questo. Ok, da solo è questo. Al quale diamo una risposta di organo, proprio organo, organo reggae se vogliamo come effetto, e qui c'è un piano, un altro piano che va a fare pandan con questo segmento qui. A questo punto devo un attimo soffermarmi sulle armonie. Allora, l'armonia è molto interessante perché, ripeto, il pezzo dovrebbe suonare semplicemente, caro amico, ti scrivo, do,
Re e Sol. Gli accordi che ho messo invece sono con delle alterazioni, cosa che ancora non abbiamo visto, ma nel prossimo video dedicato alla beat teoria sicuramente ne parlerò. E quindi, allora, cos'è sto mostro, sto animale feroce che suona così? E quindi primo, secondo grado, quinto grado e settimo naturale, quindi è un Do major 7 ma senza la terza, invece della terza ha un secondo grado. Secondo grado che vi ricordo, se fosse portato qua sarebbe il nono, la nona. Guarda dove è andato a capitare il cursore, bastardo! È uguale, però la musicalità, il sapore cambia, perché qui porto il re a diventare nona, quindi a prevalere sulle altre. Qui invece rimane come un Mu maggiore. E il Mu maggiore poi ve lo spiego cos'è. Il Mu maggiore è questa tipica posizione che fa così. Negli anni 80 specialmente ne sono iniziate, Baglioni era appassionatissimo. È un accordo che fu battezzato così, se non sbaglio, da Donald Fagen degli Stilidan. E quindi è un secondo grado. Secondo grado che manteniamo anche, quindi primo accordo, allora abbiamo detto. Poi dovremmo mettere un re, ma mettiamo un... Quindi ancora un re con un secondo grado al posto del terzo. Che dovrebbe essere. Ma stiamo facendo invece... Secondo grado e quarto grado, quindi primo, secondo, quarto, quinto grado, terza, proprio via. Per quanto riguarda il rientro in Sol, invece non ho messo un accordo, ma un arpeggio discendente. I gradi di questo arpeggio sono questi qua. E suona così. Quindi pa, 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 pam, 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 pam. Ma le note comunque sono la nona, il nono grado, quindi il La, l'ottavo grado, quindi il Sol, quinto grado, quarto grado, quinto grado ancora e terzo grado. Questo accordo qui che vedete con i pallini neri, chiaro? La prima volta discendente, la seconda volta ascendente. E quindi eccolo qua. Pardon, scusate, ho detto ascendente e ho sbagliato a suonarlo, quindi ok, allora il tutto suona così. Allora, la seconda volta è ascendente, ma le note sono sempre quelle, quindi insiste, caratterizzato da un quarto grado e da un nono grado, una nona. Il tutto suona così, quindi... Nemico ti scrivo, così mi distraggo un po'. Questo per adesso togliamolo. Come sei molto lontano, più forte ti scriverò. E quindi ascendente. Oh, come vi dicevo, questo piano qui che fa queste note. Praticamente una nona accompagna la nona di questo piano celeste e poi chiude sulla nota Sol.
Ora, melodia. La melodia l'ho fatta con questo strumento, ma può essere tranquillamente cambiata. È una specie di whistle, un lead preso dall'Omnisphere. Va bene? Ma ripeto, dentro suona così. Mi sembra carina. Può essere fatta anche comunque con un... Prima l'avevo provata con una chitarra baritono, che sta da queste parti qua. Eccola. E che suonava così. Vediamo un po' il volume. Quindi gli strumenti poi li mettiamo a gusto, come al solito, è una questione di gusto. Per chi mi fa richiesta, posso mandare anche le parti MIDI, specialmente delle progressioni armoniche. Tra l'altro sto preparando dei pacchetti di progressioni armoniche, di materiale tra l'altro che ho anche pubblicato su disco, e potete tranquillamente richiedermelo. Andiamo a vedere come va cantata, intendo come metrica, non come timbro di voce, perché ripeto, io a cantare questo genere non c'entro niente, me ne rendo conto. Quindi, allora, la metrica va tutta anticipata, tutta quanta. Quindi non è caro amico ti scrivo, ma caro amico ti scrivo. Chiaro? Sentite già, caro amico ti scrivo. Ora, è come se invece di dire caro amico ti scrivo, io dicessi caro amico ti scrivo. Quando mi capita di fare appunto i coaching per chi canta, eccetera, io ricorro spesso alla sillabazione, quindi alla reppatura del pezzo, e dico proprio, non dire caro amico ti scrivo, ma di caro amico ti scrivo. In maniera tale che viene caro amico ti scrivo. Quindi andiamo avanti, sentiamo quindi la scansione della voce e come continua. Così mi distraggo un po'. Senti? Quindi non e siccome sei molto lontano, ma e siccome sei molto lontano. Questa va tranquilla, senti qua. Più forte ti scriverò. Quando sei partito invece di da quando sei partito. Ok? E quindi grossa novità. C'è una grossa novità. Sai, l'anno vecchio è finito ormai, ma c'è qualcosa ancora. Questa non va, l'ho messo su una traccia a parte, proprio per dargli poi l'eco con i battimenti giusti. Gli ho messo un delay non sul bass, dove invece sul basso c'è un riverbero, ma direttamente sul canale, ed è un semplice delay. Però vedi, con nota swing, quindi con il concetto di terzinato, di sciaffolato. È chiaro? Quindi questo è tutto. Altro da dirvi non ho, e niente. Ancora tanti auguri, mi raccomando, per le iscrizioni al canale, per quelle cose lì. Io sto cercando veramente di avviare più rubriche proprio per arricchirlo il canale, e mi auguro che le cose vi piacciano. Però ripeto, mettetemi nei commenti i vostri suggerimenti, le opinioni. Cerchiamo di mantenere un tono garbato, insomma, questo è inutile dirlo, come di solito accade in queste occasioni. E ancora tanti auguri, e vi lascio con l'ascolto del mio beat l'anno che verrà. Bye bye.